Ciao amiche della Beche, oggi faremo un tutorial natalizio, faremo una renna sulla sfera, ma mettiamoci subito al lavoro. Allora, pallina di polistirolo di 10 cm di diametro. Si prende colla a caldo, c'è un mucchio di roba, ma che non ci capisco niente, della lana bella spessa, in questo modo. Si inizia da qua. E si inizia a rotolare così. Poi fino a ricoprire tutta la pallina. In questa maniera. Pallina. Questo si leva, ce l'ho già pronta. Ecco qua, in questo modo la ricoprite tutta e la mettiamo da parte. Ora facciamo la renna. Questa si leva, si prende la renna, si prende il panno Lenci, di quello morbido che fa, che come lo metti sta, ci si ritaglia la faccia della renna, che è questa. Questo è il cartamodello della faccia della renna. Questo cartamodello ha queste dimensioni qua. Aspettate, me lo metto così e questo è trasporto. Qua misura 11 centimetri e così misura 9 centimetri. La parte più stretta, sempre 9 centimetri. Si ritaglia così, si mette doppio. E ci si fa il punto festone tutto intorno. Se volete, potete anche cucire con la macchina da cucire. Partite di qua, vi fermate qua. Io sono quasi alla fine. C'avevo il ditale in qualche posto. Eccolo qua. Così. O così. Ora ci si ferma e si va ad imbottire qui all'interno con dell'ovatta. Dell'ovatta si va ad imbottire qui per bene. Andiamo a arrivare proprio per bene le orecchie, di qui e di là. Fatta così, insomma, dei ritagli, quello che avete potete riempire tutta la testa. Ecco così, mi importa tantissimo, eh? In questo modo. E vado a finire di cucire qui. Guardi qui un po' di più, Panciotte devono essere, prendete anche se ci avete dei ritagli, così. Ecco qua, in questo modo. E si va a finire di chiudere con il punto festone. Così, arrivo qua. Ecco qua, finito di cucire tutto. Taglio e apro un po' qua in modo che mi si appiattisce questa parte qua. Faccio andare un po' di imbottitura qua e là. Prendo subito il panno Lenci con cui avrò ritagliato le orecchie e lo andrò a posizionare qui. Magari fatelo più preciso possibile, eh? Tutto tagliato a mano in questo modo, bisogna essere un po' precisetti, eh? Così, ne basta pochina colla, però magari che ci sia, eh. Invece io l'ho finita, rimettiamola. E l'andate a posizionare qui, di qui e
di qua, che questo va un po' sistemato, eh? Collatelo tutto da tutte le parti, eh? Non dovrà essere sollevato. Allora, così. In questo modo, via. Così. Poi prendiamo del panno Lenci, lo mettiamo doppio e facciamo questa sorta di ovale che misura 6 per 3, 3, 3, così. Anche questo ci facciamo il punto pestone intorno, però ce lo facciamo marrone. Dopo aver fatto un po' di punto festone, un pezzetto lo lasciamo aperto, sempre stesso discorso, si va ad infilare un po' di imbottitura all'interno e poi andiamo a chiudere in questo modo. Così. Eccoci qua, scusate, ma ero troppo distante. E chiudo con 2 o 3 punti di punto festone. Anche qui, se volete, potete fare una cucitura proprio vicino al margine con la macchina da cucire, se non volete fare a mano. Questo è troppo. Metto dietro e fisso. Guardate dove ha voluto attaccarsi. Qua. In questo modo. E anche questo me lo vado subito ad attaccare qua. Parte più bellina, vabbè, sono uguali. Oh, mi sfugge di mano. E la vado ad incollare qui alla base del viso, così tenete un po' premuto e andate ad attaccarla in questo modo. Ora si prende del panno Lenci rosso, sempre dello stesso materiale, l'avevo già pronto, eccolo qua, panno Lenci rosso, questo. Che di quello come lo metti sta un cerchietto di 5 centimetri e mezzo. Vado a fare un punto filza tutto intorno, lo posso fare anche marrone, tanto non si vedrà, se no prendete il filo rosso. Faccio un punto sopragitto, così. Aspettate, ingrandisco un po' la foto così capite meglio. Così si mette l'ago, poi si va sotto, si attraversa così e si va sotto e si esce dal davanti, sempre così, in questa maniera. Faccio rivedere per chi non avesse capito. Questo faccio, vado dietro e esco davanti, proprio vicino al bordo, eh? Dietro e esco davanti, dietro e esco davanti, dietro e esco davanti, in questa maniera. Possibilmente senza annodare il filo, eh? Vabbè, quello è il nodo dell'inizio, eh? Va bene, quel nodo. E poi si tira e ci si va a mettere, c'è tutta la colla, un po' di imbottitura. Si fa una sorta di pallina, così. Ecco qua. Mi sfugge. E tiro bene e chiudo e faccio questa sorta di pallina.
chiudo per bene e fisso il filo così. Oh, fa così, bimbe. Questa fallina è talmente leggera, mi sfugge di mano. Ecco, così ci si fissa tutto per bene. Così si fa una specie di ragnatela. Perché il pannolenzo è un po' rigidino, a chiudersi. Però faccio per farvi usare tutto lo stesso materiale, almeno è più facile per tutti, eh. Io buono. Ora vi riallargo, eh. Ecco qua. Si taglia qua. Si appiattisce un pochino così, in modo che venga un po' piatta, eh? E si va ad incollare qua, qua. Qua. Vado un collo e poi vi faccio vedere dopo, eh. Devo tenerlo un po' fermo, quindi così. In questa maniera. Così. Colla ovunque. Ecco qua. Ora si preparano gli occhi, semplicissimi, si fanno due ovali di panno Lenci bianco uguale alle altre parti della renna e due tondini sempre neri, sempre di panno Lenci, tutto panno Lenci. Quindi questi sono di 1 centimetro, eh. Allora, 1,5 centimetri per 1,8. 1,5 per 1,8. Così vi regolate. Prima faccio questo. Per ora mi ci brucio. Allora, prendo la pinzetta, do un po' di colla sul pallino nero, un pelo. E lo va, eccoci, brava, brava Dani, grande. E lo vado a posizionare qui, di qua uguale. Se trovate quegli occhietti già pronti, fate prima, eh. E qua. Qui un po' sbilanco lo sistema, eh. Ecco. E li vado a posizionare qui, uno di qui e uno di là. Tac. Un po' occhioni, questa renna, occhioni occhioni proprio, ecco, abbiamo vedete di attaccarli per bene, eh. Ecco qua. In questo modo. Ora si prende del panno Lenci nero, no, marrone scuro, nero no, marrone scuro. Questa la metto qua. Del panno Lenci marrone scuro e si ritagliano le corna che sono lunghe 10 centimetri e la parte più alta è 4. Anche qui si prende sempre il filo e ci si fa un punto festone, però lo faccio un marrone un po' più chiaro perché sennò mi sembra troppo mascherone, tutto bianco e marrone proprio. Quindi ci metto un beciolino, ci metto un beciolino, 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 eccolo qua. Eccolo qua, sì. E faccio la stessa cosa, faccio tutto il punto festone, tutto intorno e poi prima di chiuderlo lo imbottisco. Non ho fatto il nodo, scappava sì. Ma secondo voi, quando si vuole fa presto, non si fa presto, si fa tardi. Infatti, io voglio fare presto, ma l'ho detto nei video, sono troppo lunghi, sono troppo lunghi. Però alcune di voi vogliono tutti i dettagli, quindi come si deve fare a accontentare tutti? Ma io cerco di fare il meglio possibile, poi. Comunque potete mandarli più veloci nelle impostazioni, quindi. Se avete meno tempo di guardarlo, mandate velocità aumentata, così fate prima. Cliccate sopra sullo schermo del video, sul video, e vi appare fra le altre opzioni,
impostazioni velocità di produzione. Ecco, cliccate 1 per, 2 per e vi viene più veloce. Faccio un pezzettino e poi ci si ritrova quando è quasi terminato. Inizio a fare il punto festone e poi arrivo verso qua. Quando arrivo qua, mi fermo. Quando arrivo qua, quindi vado. L'ho già fatta, vi faccio vedere su quest'altra. Prendete delle piccole nuvolette di imbottitura. Andate ad imbottire e poi finite di cucire in questo modo. Ho finito anche l'imbottitura, vabbè. Tanto sono arrivata qua. Tanto è sempre lo stesso sistema. Si imbottisce man mano che si chiude questo pezzetto che sono le corna, eh? Così. Fate, cercate di fare il più preciso possibile, eh? Così. Qui ci sono tutte le curve. Comunque vi ho detto, se volete potete anche fare con macchina da cucire tutto intorno, vicino al bordo. Ora io finisco di imbottire qua e poi finisco anche di cucire e la cornina è pronta. Una volta fatte tutte e due le corna, in questo modo si va ad incollare una di qui e una di qua, molto lateralmente. Anzi, prima ci si mette un bello spillo e si vede, perché ora ci sta da prima da farci un'altra cosa e vediamo dove vanno a cadere, eh? Uno spillo qui e uno spillo qua. Scusate, eh? Allora, per ora si appuntano così le corna e si mette da parte. Ci si mettono due spille e si mette da parte. Si fanno le zampette che sono queste, che misurano 7 centimetri di lunghezza e sono 3 e mezzo qui nella parte più grande. E nella parte più piccola 2, ok, 3,5 e 2. Ci si mette sempre il stesso discorso, carta modello, si prende il panno Lenci uguale al viso, si mette doppio e ci si taglia pari pari sul carta modello, ok? Quindi ora anche qua ci si fa il punto festone e questo ci si fa bianco come abbiamo fatto d'altronde anche sulla testa qui, ok? Filo bianco e si chiude. Si fa punto festone anche qui tutto intorno, si lascia questo pezzetto, si va ad imbottire, così. Così. Dei ritaglini, quello che avete, si imbottisce tutto per bene e si finisce di cucire. Così. Ecco, bello cicciottello. Chiudo tutto fino qua. Una volta fatte anche le zampette, vediamo cosa c'è rimasto da fare. Direi l'ultima cosa, che è una stellina. In questo modo si prende della sempre panno Lenci bianco, una stellina, però c'è da fare anche un'altra cosa. Allora, il panno Lenci bianco non l'ho ancora preparato, quindi intanto si fa questo, che è una sorta di cappello. Ok, si fanno sempre panno Lenci messo doppio. Si ritaglia pari pari sul cartamodello in questa maniera, cioè il cartamodello si ritaglia pari pari sul rosso e si va a fare punto festone tutto intorno fino qua, così fino qua. In questo modo, ok, filo bianco in questo caso, eh?
fino qua. Telefoni, sempre telefoni, telefoni, tutto piano. Così. Ora qua si fa un po' in questo modo e ci si mette un pochino di imbottitura, ma poca, proprio pochetta, proprio poca, poca. A questo punto qui, in questo punto qui, nel mezzo, in questo modo, come potete vedere, eh? Qua. Ora si prende un po' di pelliccia di tessuto, un po' questo è un po' ricciolino, vedete, è un tessuto un po' così, e ci si fa un pezzettino così. Scusate, ma oggi è la giornata delle telefonate. Allora si taglia un pezzettino che faccia tutto il giro del cappello, però si taglia in questa maniera, guardate, si taglia un po' in modo che non si vede il sotto della, di questa specie di pellicciotta. Taglio così, taglio così, una strisciolina, se poi avete la pelliccia è uguale, eh? E ci taglio proprio quello, il sotto che si vede, no, altrimenti è brutto, eh? In questa maniera. Altrimenti potete mettere anche una striscia di pandolenci bianco qua, va bene lo stesso. In questo modo. Ora lo vado ad incollare tutto intorno, magari l'attaccatura faccio rimanere sul retro. In questo modo. Vediamo, magari qui taglio così. Lo vado ad attaccare. E lo attacco anche di qua. Pezzetto in eccesso, in questa maniera, il nostro cappellino per la reina. Ecco, ora andiamo a posizionarlo qua, in questo modo. Come vedete, è tagliato un po' stondato qua il cappello. Non ho dato le misure del cappello. Il cappello è lungo 14 centimetri e qua è 6. Quindi ora andiamo a posizionare qua. Ecco perché vi avevo detto le corna di aspettare ad attaccarle. Quindi ora io vado a incollare il cappello qua. Così. E anche di qua. Una renna natalizzata. Un po' babbo natalizzata. Tengo un po' bloccato in modo che faccia presa la colla. Queste ora le posso andare ad attaccare definitivamente. Così. E attacco anche l'altra in modo che viene in questa maniera. Ok? Così. Attacco anche questa e tengo fermo qua perché altrimenti mi si stacca. Ecco qua. In questo modo. Qui ci ho attaccato anche un fiocchino. Da una parte, questo lo voglio incollare così e qui ci metterò un pompon. Quindi ci ho messo uno spillo, ci do un po' di colla e ci metto una molletta per tenerlo fermo, così, in questo modo. E con un pezzetto di lana che è avanzata, ok, cioè con un pezzetto di lana faccio una sorta di rotolino così, piccolino, in questo modo. Se avete un pompon già fatto, potete farlo, eh? Potete usarlo. Ci lego qui così, lo lego nel mezzo questa specie di rotolino e faccio un piccolo pompon.
fuoco corto. Ecco qua, piccolo pompon che vado ad attaccare qua sulla nappa, però mi sembra troppo grosso. Ah, c'è da finirlo di tagliare, ecco perché non era a posto. Troppo grosso, allora si regola un po' più piccolo. No, più grosso il pompon del cappello. Sì, però è un po' spiritoso, così ci sta bene. Questo si leva tutto. E lo vado a posizionare qui. In questa maniera si può togliere un po' così. Ed ora si fa quella stellina che vi avevo detto di fare. Allora, si prende il panno lenci bianco. Io ho scelto questo qui che c'ha un pochino di brillantini, un po' luccicoso. Lo metto doppio, ci taglio la stellina. La stellina ha le dimensioni di 8 centimetri. Lo metto qua. Lo vado a spillare. E la vado a tagliare proprio pari pari alla stellina. Taglio tutta. L'ho ritagliata e ho fatto un punto filza col filo rosso tutto intorno, eccetto questo pezzetto che mi fermo, lo imbottisco. Finito l'imbottitura, devo andare a iniziare un'altra busta, faccio con questa. La imbottisco un po' questa stellina. Ecco tutte le punte per bene, in questo modo. E poi vado a chiudere, a finire di chiudere sempre continuando il mio punto filza. In questo modo. Chiudo, finisco di imbottire e chiudo. Allora, io ho ritagliato delle stelline con la gomma Eva, con il foamy, chiamatelo come vi pare. Ho trovato questo foamy qui che è un po' luccicoso. Ho ritagliato una stellina. Ora, se avete come si dice, la fustella, le potete tagliare con la fustella. Io ho la fustella, altrimenti le tagliate a mano. Ci potete mettere anche quelle già pronte che si trovano già luccicose, adesive, e ce le potete mettere anche di quelle, ok? Dorate, argentate, come vi pare. Farò tutto sull'oro, quindi ci ho messo questa qui per dare un po' luce, 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 luce ovunque. Poi prepariamo dei nastrini, delle cose per decorare. Ora cominciamo ad assemblare il tutto. Allora, questa renna qui la appiattiamo un pochino, e la andiamo ad incollare qui, così, in questo modo. Nel mezzo alla pallina, così, forse spostata leggermente da una parte, leggermente. Ora ce la tengo un po' ferma, ecco qua, in questo modo. Ora si prendono le braccia, si mettono in questo modo, così, ok? La parte più stretta va incollata sulla pallina, in questo modo, così. Quindi vado e incollo. Anche queste le devo tenere un po' ferme, che si attacchi per bene la colla in questo modo qui, così, vedete? Tengo ferme e ci si va ad incollare la stellina, così. Ho messo colla di qui, di là, e la vado a incollare una di qui e una di là.
in questa maniera. Così la giro dalla mia parte, ecco qua, così colla ovunque, 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 ovunque. In questo modo. Ora qua dietro andiamo a metterci un bel fiocco. Eccolo qua. Anzi, facciamo un finto fiocco così e lo andiamo a legare con un nastrino più sottile in questo modo. Così. Così. La saluta, Regina, metto così, tolgo lo spillo, ora ci ripicchio e la ributto in terra, in questa maniera, Regoliamo le codine uguali, così, e lo andiamo a posizionare sul retro. Così, così sarà bellino anche dall'altra parte. Poi ho ritagliato altre stelline, sempre uguali a questa, e le vado a posizionare in qua e là sulla pallina. Una di qua. Vostro piacimento. Io ne metto una laterale perché qua c'è già davanti, ne metterò una anche dalla parte opposta e ne metterò una dietro. Una di qua e una la metterò qua nel mezzo al fiocco. Così. Ora prepariamo il nastrino per appenderlo. Prendo un nastrino, una trentina di centimetri, l'attacco insieme, così. Poi ritaglio un po' del pannolenci rosso, un piccolo ritaglino, così. Ci vado a incollare questo nastrino, così. E lo vado a posizionare qui dietro al cappello di dietro qua. Che servirà per appenderlo all'albero, a una finestra, dove volete. Di dietro così. Adesso quello del cappello non si noterà. Ecco qua, il progetto è finito. Poi la decorazione, sempre come dico sempre, a vostro piacimento, ok? Qua c'è il nostro fiocco con la stellina dietro, di fianco. Così. Poteste anche qui mettere la scritta auguri se ce l'avete. Allora, una parola sulle fustelle, se no poi me lo chiedete. Allora, questa è del fustellificio Leorin, è la stella e la serie è M24751. L'ho presa ad una fiera, però fanno anche vendita online. Fustellificio Leorin. E quella degli auguri, della scritta auguri, è della Sizzix e è quella degli auguri. 661676.
Non lo so se è la serie, non lo so, però è questa della Sizze. Io l'ho presa su Amazon un po' di anni fa. Ok, queste vediamole. Mettiamo, posizioniamo anche la scritta auguri un po' in diagonale o a diritto. A diritto, vai. Così si finisce proprio tutto in bellezza. Sempre in gomma Eva, anche la scritta auguri, come le stelline. Ci dovrebbe essere anche il puntino sulla I e ci si mette. È più rifinita, eh? Bella piena, questa cosa. Guardate, sta anche ben abbastanza dritta con il peso, tutto quanto, eh? Bene, la renna sulla sfera è terminata. Io vi ringrazio di avermi seguito. Condividete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto e come sempre un bacione grande dalla Beche. Ciao!